Un incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 8 aprile, poco dopo le 18, in vicolo Alfiere e Fabria. Le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, Ivrea e la piattaforma. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere ai pompieri di operare, domare e circoscrivere le fiamme, quindi iniziare con la procedura di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rivarolo Canavese e il sindaco Vittorio Bellone. Secondo un primo accertamento, pare che le fiamme si siano sviluppate dai pannelli fotovoltaici, ma le verifiche sono in corso. Il tetto ha subito ingenti danni, non sono stati registrati feriti o intossicati.